Carol Boff, Carlo Scarpa è una mostra curata dal Henry Moore Institute di Leeds, un'istituzione che è un'eccellenza nell'ambito della ricerca della scultura contemporanea. E quando questa istituzione ha proposto a Museion di coprodurre la mostra, Museion ha accettato con grande entusiasmo, anche perché negli ultimi anni la nostra istituzione ha dedicato non poche mostre all'ambito, proprio alla ricerca dei linguaggi plastici contemporanei. Non è un caso che ci troviamo al terzo piano di Museion, dove normalmente facciamo vedere la nostra collezione oppure anche delle altre collezioni. Ma forse il pubblico sa che Carlo Scarpa è stato un maestro, forse anche un rivoluzionario nel XX secolo, nell'ambito proprio del display museale. Pensiamo a casi famosi come Palazzo Abatellis di Palermo oppure anche il Museo di Castelvecchio, di cui qui abbiamo anche in mostra delle bellissime vetrine. Carol Boff, da parte sua, ha dedicato gran parte della sua produzione artistica alla riflessione su come degli oggetti cambino l'aura quando vengono presentati in un determinato contesto oppure anche solo quando vengono presentati su un piedistallo. Quindi il dialogo era nato ancora prima che i due si conoscessero, poi grazie alla partecipazione di Carol Boff alla Biennale del 2011 è nata questa conoscenza tra i due e da qui la mostra, dove Carol Boff entra proprio nella poetica di Carlo Scarpa, entra nel vivo, lo vediamo su questa piattaforma, dove Carol Boff ha dedicato il suo lavoro a un case study, quello di ambiente, quando Carlo Scarpa espose proprie opere alla Biennale del 68. Abbiamo qui la scultura Contafili, Crescita, Asta, tutte e tre le sculture sono state esposte alla Biennale di Venezia e Carol Boff ha voluto dedicare dei piedistalli ma anche proprio un'opera specifica a questo architetto che lei ha iniziato a studiare, a conoscere, notando come lui aveva fatto delle cose che hanno dei parallelismi con la sua poetica senza che i due si conoscessero. Dunque questa mostra invita anche il pubblico a riflettere su quello che succede in un museo, proprio riflettere su come degli oggetti possano avere un'aura, un'atmosfera diversa proprio grazie alla presentazione.